cane che ha visto Dio. Riassunto delle prime 5 puntate. Allora, abbiamo un paese, Tis, dove gli uomini si comportano sicuramente male, anzi, diciamo, non proprio in grazia di Dio. E in questo paese un fornaio defendente sapori, che ha avuto il fornaio questo forno per eredità. Ma defendente, insomma, è anche lui, non uno stinco di santo, perché lui ha avuto il forno, ma con l'obbligo di dare alla mattina, sempre in una speciale cesta, il pane ai poveri del paese. E lui ci ha messo una finestrella in modo da togliere le pagnotte, così da risparmiare sul pane il defendente. Ma non è che anche gli altri si comportino bene, anzi, tradimenti, menzogne, ingiurie, accuse. Beh, proprio da quelle parti, dalle parti di Tis, arriva un eremita, così per riportare un po' di gioia e di dolcezza divina. Si piazza su una montagnola lì vicino, che capiscano subito gli abitanti che questo eremita, Silvestro, è in grazia di Dio perché fuochi artificiali ogni sera arrivano luminarie di ogni tipo. Ebbene, questo eremita ha un cane, tale Galeone, che ogni tanto gira per la città. Tutti a dire, oddio, questa presenza di Dio, che cosa dobbiamo fare? Ma dopo un po' se ne dimenticano. Finché a un certo punto Galeone, questo cane, compare la mattina anche lui alla raccolta dei pani, quella di defendente, e comincia a rubare una pagnotta. Defendente si arrabbia, ma insomma, possibile che io non possa rubare mai in santa pace. Prende il suo fucile e insegue il cane. Corre, corre, corre su per la montagna e in effetti il cane è quello dell'eremita. E defendente si trova di fronte all'eremita. Silvestro vorrebbe dirgli improperi, ma Silvestro ha le parole giuste, quelle buone, che toccano il cuore. Addirittura defendente se ne va facendosi segno della croce, speriamo che non l'abbia visto nessuno. E comunque passa il tempo diventa rigido, arriva l'inverno e a un certo punto Silvestro muore. Viene seppellito a spese del comune in una cassetta e il cane si pensa che resti lì a uggiolare e a morire. Dopo qualche giorno invece Galeone ecco che ritorna per il paese, per Tis, non rovinato, spelacchiato come un cane che sia rimasto lì, no, in bella forma, come se avesse mangiato, come se qualcuno l'avesse curato. E da quel momento il cane si trova, beh sì, all'improvviso un po' da tutte le parti. C'è qualcuno che sta per compiere un tradimento? Ecco che Galeone lo guarda con i suoi occhioni fulgoranti e fosforescenti. Qualcuno vuole dire una bestemmia? Ecco che subito Galeone compare. Qualcun altro vuole compiere, sottrarre, fare un furto? Anche lì il cane è presente. Ma insomma, come si fa a vivere in questo paese così, con questa presenza di Dio dappertutto? Non ci sarà il modo di farlo fuori? Finché una sera, ecco che si scatena una tempesta, il cane viene trovato dalle parti della cesta, defendente non vede che è arrivato il momento giusto, riafferra il suo fucile e come se ci fossero dei ladri che stessero per entrare nel suo forno, pa, pa, due bei colpi. E uno lo becca in pieno il cane, eh? Morto stecchito, tanto che sicuramente andrà seppellito. Ma un cane che ha visto Dio è sempre un cane un po' speciale, no? Al mattino, che era ancora buio, due garzoni portarono via il cane morto e lo andarono a seppellire in un campo. Defendente non osò dire loro di tacere, si sarebbero messi in sospetto, ma cercò in modo che la cosa passasse via liscia, senza tante chiacchiere. Chi rivelò il fatto? La sera il fornaio si accorse subito al caffè che tutti lo fissavano, ma subito ritiravano gli sguardi come per non metterlo in allarme. Battaglia grossa, stanotte! Fece il cavalier Bernardis all'improvviso dopo i soliti saluti. Abbiamo sparato al forno. E chissà chi erano, rispose defendente senza dare importanza. Volevano scassinare il magazzino, quei malnati, ladruncoli da poco. Ho sparato così due colpi alla cieca e quelli se la sono battuta. Alla cieca? Chiese allora il Lucioni con il suo tono insinuante. E allora perché non gli hai sparato addosso, già che c'eri? Con quel buio. Che cosa vuoi che vedessi? Ho sentito grattare giù alla porta e ho sparato fuori, a casaccio. Così hai spedito all'altro mondo una bestia che non aveva fatto niente di male, eh? Ah,
Ah già, sì. Beh, ho beccato un cane, sì. Chissà com'era entrato. Da me non ci stanno cani. Si fece silenzio. Tutti lo guardavano. Il Trevaglia, cartolaio, mosse verso la porta per uscire. Beh, buonasera, signori. E poi, compitando intenzionalmente le sillabe, buonasera anche a lei, signor Sapori. Onoratissimo, rispose il fornaio e gli voltò le spalle. Che cosa intendeva dire quell'imbecille, eh? Gli facevano colpa alle volte di avere ammazzato il cane dell'eremita? Invece di essergli riconoscenti. Li aveva liberati da un incubo e adesso storcevano il naso. Ma che cosa li prendeva? Fossero stati sinceri una buona volta. Il Bernardis, singolarmente inopportuno, cercò di spiegare. E vedi, defendente, qualcuno dice che avresti fatto meglio a non ammazzarla, quella bestia. Ma perché? L'ho fatto forse apposta? Apposta o no, vedi, era il cane dell'eremita, dicono. E adesso dicono che era meglio lasciarlo stare. Dicono che ci menerà a gramo. E lo sai, no, come sono le chiacchiere. Ma che ne so io dei cani degli eremiti? Oh Cristo d'un Cristo! Vorrebbero farmi il processo, gli idioti che non sono altro, eh? Poi parlò il Lucioni. Calma, calma, ragazzi. E chi ha detto che fosse proprio il cane dell'eremita, eh? Chi ha sparato questa balla? Vabbè, se non lo sanno loro. Il cavaliere intervenne. Lo dicono quelli che lo hanno visto stamattina, mentre lo seppellivano. Dicono che sia proprio lui, con quella macchiolina di pelo bianco in cima all'orecchio sinistro. Nero per il restante? Sì, nero. Piuttosto grosso, con una coda a spazzola? Precisamente. Il cane dell'eremita, volete dire? Già, il cane dell'eremita. E guardatelo là, il vostro cane dell'eremita, esclamò il Lucioni, facendo segno alla via. Più bello e sano di prima. Defendente si fece pallido come una statua di gesso. Con il suo passo dinoccolato, Galeone avanzava per la via, si fermò un istante a guardare gli uomini attraverso la vetrata del caffè, poi proseguì tranquillo. Perché i pezzenti al mattino hanno ora l'impressione di ricevere più pane del solito? Perché le cassette delle elemosine, rimaste per anni e anni senza un soldo, adesso tintinnano? Perché i bambini, finora recalcitranti, frequentano volentieri la scuola? Perché l'uva resta sulle piante fino alla vendemmia senza essere depredata? Perché non tirano più sassi e zucche marce sulla gobba di Martino? Perché queste e tante altre cose. Nessuno lo confesserà. Gli abitanti di Tis sono rustici, ma emancipati. Mai dalla loro bocca sentirete uscire la verità. Che hanno paura di un cane. Non di essere addentati, no. Semplicemente hanno paura che il cane li giudichi male. Defendente divorava veleno. Era una schiavitù. Neanche di notte si riusciva a respirare. Che peso la presenza di Dio per chi non la desidera. E Dio non era qui una favola incerta,
Non se ne stava appartato in chiesa, fra ceri e incenso, ma girava su e giù per le case, trasportato, per dir così, da un cane. Un pezzettino piccolissimo di creatore. Un minimo fiato era penetrato in Galeone e attraverso gli occhi di Galeone vedeva, giudicava, segnava in conto. Quando il cane sarebbe invecchiato? Se almeno avesse perso le forze e fosse rimasto quieto in un angolo, immobilizzato dagli anni, non avrebbe più potuto dare noia. E infatti gli anni passarono. La chiesa era piena anche nei giorni feriali, le ragazze non andavano più lungo i portici dopo mezzanotte sghignazzando coi soldati. Defendente, sfasciatasi per l'uso la vecchia cesta, se ne procurò una nuova, rinunciando ad aprirvi lo sportellino segreto di sottrarre il pane dei poveri. Non avrebbe più avuto il coraggio finché Galeone era in giro. E il brigadiere Venariello ora si addormentava sulla soglia della stazione dei carabinieri, sprofondato in una poltrona di vimini. Passarono e passarono gli anni. E il cane Galeone invecchiò. Marciava sempre più lento e con andatura esageratamente dinoccolata, finché un giorno gli capitò una specie di paralisi agli arti anteriori. E non poté più camminare. Per sfortuna, l'accidente lo colse in piazza mentre dormicchiava sul muretto di fianco al Duomo, sotto al quale il terreno diventava ripido, tagliato da strade e stradette fino al fiume. La posizione era privilegiata dal punto di vista igienico, perché la bestia poteva sfogare i suoi bisogni corporali giù dal muro verso lo scoscendimento erboso, senza imbrattare né il muro né la piazza. Era però una posizione scoperta, esposta ai venti e senza riparo dalla pioggia. Anche stavolta, naturalmente, nessuno fece mostra di notare il cane che, tremando tutto, mandava dei lamenti. Il malore di un cane randagio non era uno spettacolo edificante. I presenti, indovinando dai suoi penosi sforzi cosa gli fosse accaduto, si sentirono però un tuffo al cuore, rianimati da nuove speranze. Il cane, prima di tutto, non avrebbe più potuto ciondolare intorno, non si sarebbe mosso più neanche di un metro. Meglio, chi gli avrebbe dato da mangiare sotto gli occhi di tutti? Chi per primo avrebbe osato confessare un rapporto segreto con la bestia? Chi per primo si sarebbe esposto al ridicolo? Di qui la speranza che Galeone potesse morire affamato. Ma nel pieno della notte, sotto la pioggia insistente, ecco, ombre scure, sgusciare lungo le case come per una congiura delittuosa, curve furtive, esse si avviano a rapidi balzi verso la piazza e qui, confuse alle tenebre dei portici e degli androni, aspettano l'occasione propizia. I lampioni a quest'ora mandano poca luce, lasciando vaste zone di buio. Ma quante sono queste ombre? Forse decine. Portano da mangiare al cane, ma ciascuno farebbe qualsiasi cosa pur di non essere riconosciuto. Uno dopo l'altro, a lunghi intervalli per evitare incontri, personaggi irriconoscibili depositano qualche cosa sul muretto del Duomo. E gli ululati cessano. Al mattino si trovò Galeone addormentato sotto una coperta impermeabile. Sul muro, accanto, si ammucchiava ogni ben di Dio: pane, formaggio, trance di carne, perfino uno scodellone pieno di latte.